strada che porta verso il villaggio di Valnavaque, che è proprio pochi chilometri alla nostra sinistra, dove si sta combattendo in questo momento la battaglia. Quello che vedete alle mie spalle sono le trincee che sono state prese dai soldati russi e dai soldati ucraini nelle ultime ore. C'è un cadavere, ci sono i resti delle battaglie, diverse armi. La battaglia è stata proprio qui fino a poche ore fa e adesso si è spostata qualche chilometro più in là.